Io sono sempre stato molto affascinato dall'idea di costruire macchine in grado di imparare. Questa è stata la principale motivazione, il principale interesse che mi ha spinto a seguire questo percorso professionale legato all'intelligenza artificiale e in particolar modo al riconoscimento vocale. Quando ho cominciato la tesi nel 2013, ho cominciato a lavorare su un argomento che in quel momento era abbastanza di frontiera, cioè l'applicazione di tecniche di deep learning al campo specifico dello speech recognition. Pochissimi utilizzavano questo approccio. Oggi, a distanza solo di 4 anni, il deep learning, quindi questa idea di costruire macchine che apprendano in maniera approfondita, è diventato lo stato dell'arte in ogni sistema di riconoscimento vocale e non solo, anche in tante altre applicazioni.